Ciao a tutte! Allora, in questo video vi mostrerò il tutorial per realizzare questa nail art. Ovviamente è una nail art che ho pensato per le feste natalizie e ho usato lo stampi set con due colori di smalto differente, il rosso e il verde, per creare l'effetto di una stella di Natale come fiore e spero di esserci riuscita abbastanza. E nulla, se vi piace seguite il tutorial, adesso vi lascio un pochino di foto e nulla, vi mando un bacio, ciao! Allora, per realizzare questa nail art ho utilizzato questi smalti, ho utilizzato la base dell'Akiko che è la numero 2, uno smalto bianco della Coste che è il numero 12, lo smalto dorato della Coste che è il numero 43, uno smalto rosso dell'Astra, lo smalto verde prato dell'Akiko che è il 296, poi ho utilizzato questo piccolissimo smaltino della Laila per le nail art che non ha numero ma è quello lì con tutti i glitter argentati. E poi ho utilizzato questo smalto trasparente della Kiko che è il 202. Poi ci occorre lo stampi set della Essence oppure qualsiasi stampi set, li trovate anche nei negozi di cinesi oppure nelle profumerie. E poi ho utilizzato un glitter, questa confezione l'ho acquistata da cinesi e l'ho pagata tipo 1,90€, ma li potete trovare anche nelle profumerie. Incominciamo! Allora, il primo passaggio è quello di stendere una base su tutta l'unghia, aspettare che si asciughi e ricoprire tutta l'unghia con dello smalto bianco. In questo caso ho già effettuato il passaggio, quindi semplicemente ho steso la base con sopra lo smalto bianco. Una volta che lo smalto bianco si è asciugato sull'unghia, prendiamo lo smalto dorato, lo agito un secondo perché non lo apro tipo da una vita. Facciamo sgocciolare bene bene il pennellino e andiamo a fare due diagonali che si congiungeranno al centro dell'unghia in questo modo. Tracciamo la prima diagonale partendo circa da qui. Boom, è caduto l'altro smalto, non vi preoccupate. Così. E poi tracciamo l'altra diagonale dalla parte opposta. Così, una volta che le abbiamo tracciate le andiamo a sistemare meglio, quindi sistemiamo sia la grandezza sia diciamo la trasparenza dello smalto. Allora le ho ripassate un altro po' le righe perché sennò erano poco ma poco evidenti, quindi le ho realizzate in questo modo. Adesso prendo questo smaltino con i glitter e vado a definire meglio il contorno tra lo smalto bianco e lo smalto dorato. Quindi prendo questo smaltino, vediamo se si vede, si dovrebbe vedere, e vado a definire il bordino così. Seguo praticamente il contorno sia da questa parte, aspettate che adesso diventa più complicata la cosa, sia da quest'altra. Devo comprare un cavalletto se no non vedete più nulla. Vedete? E poi ci ripassate quante volte desiderate per comunque aumentare il contrasto tra l'argentato e il bianco, che così non è molto evidente. Quindi adesso io spengo la fotocamera, se no mi impicco a farlo in questo modo e lo ripasso 2-3 volte. Ok, adesso il contrasto dovrebbe essere molto più evidente, si vede proprio di più la linea che ho fatto. E adesso aspetto un pochino che si asciuga. Allora, aspettando che si asciuga lo smalto, vi faccio vedere la forma dello stampi set che ho utilizzato. Allora, io ho utilizzato questa qui, che è abbastanza grande,
e ho colorato con lo smalto rosso il fiore e con lo smalto verde il gambo. Quando sono andata a tirare via l'eccesso di smalto con questa spatolina, non ho né tirato da questa parte né da questa, perché avevo paura comunque che il verde andasse a contatto con il rosso dei petali, oppure facendolo da questa parte che il rosso dei petali andasse a contatto con il verde del gambo, ma ho tirato diciamo così per diagonale in modo tale che lo smalto andasse via senza mischiare i due colori. Comunque adesso ve lo faccio vedere. Allora, prendete un foglio di carta oppure cartoncino, quello che volete, se no macchiate tutto il tavolo. E ve lo farò vedere in questo modo, lo terrò un po' inclinato, se no non lo vedete. Allora, con lo smalto rosso vado a colorare solamente la parte che riguarda il fiorellino, quindi i petali. Adesso non si tirerà mai più su, eccolo. Quindi questa parte qui. Sta gocciando una goccia, via. Così, correndo, prendo l'altro smalto, quello verde, e con questo smalto invece vado a colorare solamente la parte che riguarda il gambo. Ok, adesso con questo farino levo l'eccesso e con lo stampino ci passo sopra. È venuto di due colori, perfetto. E adesso lo vado ad applicare sopra l'unghia. Eccolo, me ne è andato via un pezzettino perché l'ho fatto troppo di fretta. Comunque questo è l'effetto con due colori. Adesso questo pezzettino lo andrò a sistemare, dato che mi è caduta proprio una goccia a pennello, diciamo. Prendo il mio dotter, così mi aiuto, lo intingo in questa goccina di smalto che è caduta qui giù in fondo e vado un attimo a rifinire meglio questo petalo senza far danni. Ok, e anche questo, già che ci sto. Ok, e questo diciamo è l'effetto con lo stampino utilizzato con due colori. Adesso mi manca solo da mettere il brillantino. Per applicarlo prendo innanzitutto il brillantino, sempre se si apre la bustina, ce l'ho fatta, l'ho aperta, prendo un brillantino di questi qui, lo alzo dalla plastica, non ha la colla sotto, quindi non è che si incolla subito, lo devo applicare aiutandomi con lo smalto, quindi aspettate che lo giro, ok, perfetto, sta tipo qua il brillantino. Adesso prendo lo smalto trasparente della Kiko, scocciolo un pochino e metto una puntina di smalto dove desidero appunto che voglio il brillantino, dove desidero che voglio, vabbè, insomma, avete capito. Prendo il brillantino e lo vado ad applicare dove desidero. Sposto un po' più su, ok, vabbè, diciamo che qua va bene così. Allora, penultimo passaggio prima di applicare lo smalto trasparente su tutta l'unghia, intingiamo il nostro dotter su lo smalto dorato, ne prendiamo abbastanza e andiamo a creare i pistilli del fiore. Quindi, sempre se mette a fuoco, ce la fa, facciamo in questo modo, cerchiamo di fare un pallino al centro del nostro fiore per dare l'idea del pistillo. Non so quanto si possa vedere in camera, comunque questo è il risultato finale. Poi ho applicato ovviamente lo smalto trasparente e nulla, io spero che il tutorial vi sia piaciuto, quindi che utilizzerete questa nail art sotto le feste.
E nulla, vi auguro buon Natale, buon anno, vi mando un bacione a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!